Bentrovati, oggi siamo con Giorgio Walter Canonica, professore di medicina respiratoria presso l'Università Humanitas e responsabile del Centro di Medicina Personalizzata Asma e Allergologia dell'Ospedale di Ricerca Humanitas, a cui do il mio benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Canonica, vorrei iniziare mettendo in chiaro un concetto. Ecco, i pazienti con asma grave corrono effettivamente un maggior rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2 e ammalarsi di Covid? Direi che la risposta potrebbe essere sinteticamente no, però credo che sia opportuno dare una spiegazione un po' più puntuale. Allora, è stato dimostrato che in un individuo allergico l'esposizione all'allergene e quindi il meccanismo immunologico che determina la malattia allergica, in realtà altro non fa se non tecnicamente downregolare, in altri termini ridurre, il numero di recettori che ormai tutti conoscono, ACE2, che sono i recettori per il coronavirus, sulle cellule epiteliali delle mucose respiratorie. Quindi, traducendo, un individuo allergico è teoricamente meno a rischio di prendere l'infezione rispetto a coloro che non sono allergici. Questo è il punto tecnicamente spiegabile, ma vengo alla sua domanda precisa. Alla domanda precisa rispondo con dei dati che noi abbiamo pubblicati a livello internazionale, che sono derivanti dal registro italiano dell'asma grave, il SANI, che vuol dire Severe Asthma Network Italy, in cui su 1.505 pazienti con asma grave in Italia, solo 26, mi sto riferendo ovviamente alla prima ondata, solo 26 avevano contratto il virus. E quindi sostanzialmente un numero molto minore rispetto a coloro che ovviamente lo avevano contratto nella popolazione generale. La domanda a cui lei mi può giustamente dire è: ma perché questo significa che ci sono state dei mutamenti? La risposta è sì, e mi scusi se le rubo ancora qualche secondo, ma è molto importante, perché come è iniziata la pandemia, tutte le società scientifiche nazionali e internazionali hanno raccomandato ai nostri pazienti: mi raccomando, attenetevi a quelle che sono le terapie che vi sono state prescritte. E caso strano, perché e poi semmai discuteremo dello strano, i pazienti hanno seguito la terapia a tal punto che per la prima volta si è trovato un innalzamento di quella che è l'aderenza alla terapia, che ovviamente ha ottenuto un risultato molto importante che non eravamo mai riusciti ad ottenere. Quindi maggiore aderenza alla terapia è significato per i pazienti stare meglio e quindi ovviamente riuscire a, diciamo, a resistere meglio all'impatto negativo del Covid. Ecco, ora invece vorrei passare al tema dei vaccini, perché anche su questo sono circolate numerose notizie false. Molte persone, per ottenere il vaccino anti-Covid che desideravano, hanno dichiarato presunte allergie. Ma esistono effettivamente dei vaccini che presentano controindicazioni per i soggetti allergici? Anche qui rispondo con dei numeri. In Humanitas a Rozzano, cioè a Milano, e con la Pio Decimo, che è un altro ospedale di Humanitas, abbiamo selezionato 4.004 individui, cioè tutto il personale, che doveva essere vaccinato. Chiaramente abbiamo fatto uno screening sulla base delle dichiarazioni di allergia che ognuno di loro diceva di avere. Bene, un solo paziente non è stato vaccinato.
Quindi direi che questo per darvi un'idea di quello che è il reale impatto che questo può avere. Quindi diciamo che il numero di pazienti che non devono andare alla vaccinazione è minimo, primo. Secondo, deve essere studiato correttamente. Perché? Perché in realtà abbiamo due adiuvanti dei vaccini che sono quelli che creano i problemi. Il, diciamo, polyethylene glycol, che è usato in moltissimi farmaci, come peraltro il polisorbato, che invece è usato in molti altri farmaci. Quindi si tratta di fare un primo screening ai pazienti chiedendo se prendono farmaci o no che hanno l'uno o l'altro. Il primo, il polyethylene glycol, che è contenuto nel Pfizer Moderna, l'altro che invece è contenuto in AstraZeneca Johnson & Johnson. Quindi è chiaro che se un paziente ha dimostrato delle reattività ripetute magari a uno delle determinati componenti, è chiaro che diventa eleggibile per l'altro. Quindi abbiamo tutta una serie di armi, queste sono le iniziali, è però chiaro che dobbiamo essere preparati per fare uno screening che è corretto. Poi esistono ovviamente anche tutte le altre possibilità di test cutanei per la definizione della reattività ed eventualmente anche il frazionamento del vaccino per indurre una possibile, comunque chiamiamola desensibilizzazione, e poter arrivare al diciamo al completamento. Mi permetto di dire, è troppo importante vaccinare per non farsi dire: ho avuto qualche sintomo di rinite, mi hanno diagnosticato un'allergia alle graminacee, questo significa che non vorrei fare il vaccino, o no, queste scuse. Chiarissimo. Ecco, un problema molto diffuso nell'approccio dei pazienti alla malattia è l'affidamento eccessivo dell'uso dei broncodilatatori a breve durata d'azione, un utilizzo che in alcuni casi rischia quasi di diventare una dipendenza. Ecco, aumentare la consapevolezza su questo tema è uno degli obiettivi della quinta edizione di Asma Zero Week, l'evento nazionale dedicato alle persone con asma che dal 7 all'11 giugno metterà a disposizione consulenze specialistiche gratuite in oltre 50 centri specializzati in tutta Italia. Qual è il monito, l'obiettivo che volete diffondere? Ma devo dire che se l'uso del broncodilatatore a breve durata d'azione ha aiutato per molti anni l'asmatico nel momento dell'attacco, direi che lo ha aiutato per troppi anni. Adesso è il momento di cambiare. Perché questo? Perché trattare il sintomo è un grosso errore, perché se c'è l'attacco d'asma è perché c'è anche un fenomeno di tipo infiammatorio. Quindi noi dobbiamo combinare con lo steroide inalatorio più un broncodilatatore a lunga durata d'azione che si chiama formoterolo. Questo che cosa significa? Questi, sto parlando con le linee guida internazionali dell'asma di cui sono advocate, e la cosa fondamentale è perché per il paziente è molto meglio dal punto di vista sintomatologico, perché ha un effetto broncodilatatore ma che perdura 12 ore, ma in più ha anche l'attività antinfiammatoria dello steroide che va proprio su quella che è la causa della malattia. Perfetto, è stato chiarissimo in tutti i concetti. Io la ringrazio per i suoi preziosi interventi e le auguro un buon lavoro. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie, arrivederci. A presto. Arrivederci.